Un buon basket a tutti da Rosario Mascarella, che dal Palangioni Caliendo vi commenterà la gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B nazionale, girone D tra Pallacanestro San Michele Vasto, partita che segue l'impresa compiuta da Maddaloni la settimana scorsa, essendo riuscita a battere la capolista, ex capolista Bisceglie sul proprio campo, quindi ha tutta l'intenzione di proseguire la striscia di due vittorie consecutive di Maddaloni, che in questo caso ha la possibilità di rincorrere la quarta posizione utile in classifica, che è l'obiettivo stagionale dichiarato dalla società come miglior risultato possibile. La prima palla è conquistata da Vasto in posizione di playmaker, il numero 12 Durini. Mentre Di Pierro si schiera in posizione di guardia con la palla, un gioco sul posto basso con il lungo avversario che va quasi a commettere infrazione di passi, poi va a tirare il numero 10 Martelli, e sono i primi 3 punti della partita, quindi Vasto in vantaggio 3-0 a 9:30 alla fine del primo quarto con Garofalo per Desiado, ribaltamento per Chiavazzo, palla in post basso per Sergio che va a sfidare il numero 33 La Gioia, ma la palla recuperata, transizione di La Gioia che va a tirare da 3 punti, va a sbagliare, in balzo lungo ancora di La Gioia, apertura per Durini che aspetta il blocco di Mirone, poi palla di nuovo in post basso per Mirone che fronteggiato da Sergio va a sfidarlo in un passo incrociato, palla diciamo, catturata da Piscitelli in attacco con Salvatore Seato che alza il ritmo della tensione, pesca Chiavazzo, di nuovo arresto e tiro di Salvatore Seato che va a sbagliare, rimbalzo contestato, catturato da Biagio Sergio sul tocco di Peppe Piscitelli, doppio blocco alto per Salvatore Seato che passa di nuovo a Piscitelli che si piglia il tiro da 3 punti, va a sbagliare, rimbalzo ancora di Vasto con il numero 12 Durini per di nuovo Mirone in posto basso, di nuovo palla recuperata da Biagio Sergio che apre la transizione per Chiavazzo che va a realizzare Chiavazzo e per Chiavazzo sono i primi 2 punti della partita, quindi il punteggio è 2 Maddaloni, 3 Vasto con Di Pierro in posizione di playmaker, ribalta per La Gioia, di nuovo Martelli per La Gioia che si piglia l'uno contro uno e va a sbagliare il balzo di Sasà Desiato che ha sfruttato il blocco di Sergio per poi aprire su Garofalo, di nuovo Sergio in posto basso va a sfidare Martelli, questa volta va a sbagliare e quindi rimbalzo di nuovo per il basso, palla portata in attacco da Di Piero che sfrutta il blocco di Mirone, di nuovo gioco a due, ottima azione a due tra Mirone e Di Pierro e schiacciatone per Massimo, di nuovo il massimo vantaggio per Vasto, 5 a 2, Garofalo uscita per Sasà Desiato che sul cambio difensivo pesca di nuovo Biagio Seggio che va di nuovo a scaricare per Peppe Piscitelli ma va a sbagliare, rimbalzo lungo di Mirone per Di Pierro che sfrutta il blocco di Mirone, riblocco, poi palla per La Gioia aspetta di nuovo qualcuno che gli porti il blocco, poi va a tirare, palla recuperata da Sasà Desiato che aspetta Biagio Sergio, poi va in uno contro uno, scarica per Peppe Piscitelli che tutto solo va a realizzare e quindi il punteggio è 5 Vasto, 4 Maddaloni a 6 e 25 dalla fine del primo quarto con Di Pierro che chiama lo schema, aspetta Mirone per un gioco a due, poi si piglia la penetrazione, va a scaricare su Mirone, di nuovo per Martelli che piglia la linea di fondo, va a giocare sul piede perno, poi scarica per La Gioia che va in uno contro uno, va a subire fallo molto probabilmente da Garofalo e quindi ci saranno 2 tiri liberi per La Gioia, che lo ricordiamo, il miglior marcatore del Vasto con una media di 17 punti a partita, vi ha la possibilità di
riportare sul massimo vantaggio della partita. Vasto va a realizzare il primo punto, la gioia. Si appresta a effettuare il secondo e va a Bersagna anche il secondo. Punteggio è 7 Vasto, 4 Maddaloni, a 6 minuti esatti dalla fine del primo quarto, con Sasà Desiato che gioca con Biagio Sergio. Biagio Sergio, ribaltamento di nuovo per Sasà Desiato. Chiavazza, palla arriva in post medio per Pepe Piscitelli, va a sbagliare l'imbalzo di Chiavazzo, e per Chiavazzo è il quarto punto personale su un imbalzo d'attacco. Punteggio 7-6 per Vasto, con Di Piero che vuole rallentare i ritmi del gioco, chiama lo schema 2 che sarà una doppia uscita per Martelli. Infatti Martelli va a ribaltare con Mirone, di nuovo Martelli, si gioca l'uno contro uno, si piglia la bomba da 3 punti e va a realizzare Martelli. Per Martelli è il sesto punto, 2 bombe realizzate da Martelli, 10-6 per Vasto, con Pepe Piscitelli per Sasà Desiato, marcato da Di Piero. Sasà Desiato va a ribaltare per Pepe Piscitelli in angolo per la bomba di Capitan. E il punteggio va sul 10-9. Garofalo ha realizzato dall'angolo la prima bomba. Adesso Di Piero si piglia il tiro da 3 punti, va a sbagliare, in balzo lungo ancora catturato da Vasto con Durini. Per la gioia per sfrutta il velo di Mirone, va a giocare a 2 da comito tiro di Mirone, che va a sbagliare un'azione facile. Sasà Desiato sfrutta il blocco di Sergio, di nuovo Peppe Piscitelli, va di nuovo a scaricare su Biagio Sergio, c'è il fallo di La Gioia, quindi ci sarà rimessa per Maddaloni. Punteggio 10 Vasto, 9 Maddaloni, a 4:25 dalla fine del primo quarto. Ho rimessa in zona d'attacco per Maddaloni. Sasà Desiato riceve dalla rimessa, di nuovo in post basso per Sergio, che scarica su Peppe Piscitelli, che va a realizzare il quarto punto personale per Piscitelli, primo vantaggio di Maddaloni, 11 Maddaloni, 10 Vasto, a 4 minuti esatti dalla fine del primo quarto, con Vasto con La Gioia, gioca due con Mirone, no, ribaltamento su Di Piero. Di Piero attacca Garofalo e va a sbagliare, rimbalzo catturato da Biagio Sergio, che alza il ritmo della transizione per Peppe Piscitelli. Peppe Piscitelli non sa cosa fare, va a commettere infrazioni fatte, infatti l'avevamo chiamata, e quindi Maddaloni spreca una comoda occasione, un contropiede in sovrannumero non chiuso da Maddaloni. Quindi il punteggio rimane 11-10 a 3:40 dalla fine del primo quarto, con Durini in posizione di playmaker per La Gioia. La Gioia attacca Garofalo, va a sbagliare nella virata, quindi c'è Maddaloni con Biagio Sergio, ribaltamento per Chiavazzo, che va a giocare a 2 su un quarto di campo con Biagio Sergio, che vuole l'isolamento, va a scaricare nell'angolo per Garofalo, di nuovo Chiavazzo che tira da 3 punti, va a sbagliare. E buona l'azione comunque di Maddaloni, che ha rifiutato un paio di volte il tiro per favorire una circolazione di palla, il tiro poi se l'è dovuto prendere comunque Chiavazzo. Punteggio rimane incollato 11-10, abbastanza basso il punteggio, a 3 minuti esatti dalla fine del primo quarto, con Durini in posizione di playmaker, gioca 2 con La Gioia, passaggio consegnato con Di Piero, che va ad attaccare i cambi difensivi e va a subire fallo da, probabilmente vediamo, da Peppe. Rientrano le squadre in campo per i secondi 10 minuti di gioco, con il punteggio Vasto 20, Maddaloni 18, con un parziale di 6-0 maturato pratica nell'ultimo minuto, con due bombe, quella di Piero e quella di La Gioia. In pratica Vasto ha ribaltato il punteggio dal meno 4, si è portato sul più 2 di fine primo quarto, con Biagio Sergio che attacca Martelli, va a scaricare Peppe Piscitelli, scarico di nuovo per Garofalo, che va a sbagliare, rimbalzo di Durini che
porta la palla in attacco per Di Piero, marcato da Sergio, quindi c'è un mismatch letto da Di Piero che va in uno contro uno, va a scaricare su Durini, ribaltamento per la Gioia che si piglia l'uno contro uno, va a scaricare per Di Piero, Di Piero per Cordici, Cordici marcato da Sergio, va a commettere infrazioni di passi, marcato appunto da, in post basso da Sergio che gli ha negato il centro dell'area lasciandogli il fondo, e quindi palla recuperata da Maddaloni con Cesare Desiato che chiama Pollice, si alza Peppe Piscitelli, ribaltamento per Garofalo, uscita di Cesare Desiato, sfrutta il blocco di Sergio, si piglierà un tiro da tre punti, va a sbagliare, rimbalzo di Sergio per Garofalo che tira da tre punti e va a realizzare Garofalo, il quinto punto personale di Garofalo, e quindi il punteggio recita 21 Maddaloni, 20 passo con Di Piero in attacco, sfrutta il lato di Cordici, ribaltamento per la Gioia per Durini che giocherà due sulla Gioia, marcato da Sasa Desiato che gli tocca il pallone sul cambio difensivo, sul blocco hanno cambiato in pratica Sasa Desiato e Garofalo, e quindi la Gioia ha provato a sfruttare il post basso sul mismatch con Desiato, rimessa per Di Piero che pesca Durini che non ci pensa su due volte, tira da tre punti, c'è rimbalzo catturato da Sergio che alza il ritmo della transizione per capitano Garofalo che perde palla, ennesimo contropiede sprecato da Maddaloni, mentre invece Basso trova subito la soluzione, piede a terra, va per fortuna per Maddaloni, va di nuovo palla buttata e secondo contropiede che Maddaloni spreca sempre con Viaggio Sergio che ha effettuato due aperture insomma non delle migliori, quindi Maddaloni spreca per due volte la possibilità di incrementare il vantaggio che, lo ripetiamo, vede Maddaloni vantaggio di un punto, 8 e 15 dalla fine del secondo quarto, 21 a 20 con Di Piero che sotto il blocco di Codisi piglia la resta e tiro, va a sbagliare, in balzo lungo di Peppe Piscitelli, questa volta apre per Chiavazzo che va in uno contro uno e va a sbagliare, rimbalzo catturato da Peppe Piscitelli che va a realizzare il suo ottavo punto personale, 23 a 20 per Maddaloni che ritorna quasi al massimo vantaggio, è stato di 4 punti nel primo quarto, con Di Piero che chiama lo schema, quindi sempre una doppia uscita, ma si sfrutta il blocco di per la Gioia che esce, tira da tre punti, va a sbagliare, rimbalzo di Sasa Desiato che non apre questa volta il contropiede, vuole il blocco di Peppe Piscitelli, palla quasi persa da Garofalo, di nuovo quasi persa da Peppe Piscitelli che la perde effettivamente, quindi Maddaloni va un po' in confusione, un po' troppa fretta per i ragazzi di coach Massaro. Dando esce Durini ed entra il numero 8 Antonini, posizione di playmaking, di nuovo sfrutta il blocco di Cordici, gioco a due, Cordici si gira e va a realizzare, Cordici, gioco semplice di Vasto che accorcia le distanze, 23 a 22 a 7 minuti esatti dalla fine del secondo quarto, con Chiavazzo che va in uno contro uno, va a sbagliare e rimbalzo di Antonini per Di Piero che si piglia l'arresto e tiro, tira da tre punti e va a realizzare Di Piero il sesto punto personale, di nuovo in vantaggio Vasso 25 a 23 a 6:44 dalla fine del secondo quarto, con Garofalo per Chiavazzo contro la zona di Vasso con la venerazione di Sasa Desiato che si piglia il fallo di Cordici, sarà probabilmente terzo fallo per Cordici, vediamo un po', infatti c'è il primo cambio tra le file di Maddaloni, esce Garofalo ed entra Guassaferri, infatti terzo fallo per Cordici che vediamo rimane comunque in campo. Sasa Desiato dalla linea della qualità va a sbagliare, molto giù di tono Maddaloni dopo l'ottima prestazione giocata domenica scorsa, oggi ci sembra una lontana parente di quella squadra, va a realizzare il primo punto della partita Sasa Desiato,
quindi Maddaloni resta sotto 25-24 per Vasso a 6-32, rientra in campo Mirone, esce appunto Cordici, quindi ritorna con il quintetto iniziale tranne il playmaker Vasso con Martelli che riceve e attacca subito Peppe Piscitelli, va a sbagliare, rimbalzo catturato da Piscitelli per Sasadesiato che sfrutta il blocco di Sergio, va in uno contro uno, va a scaricare per Peppe Piscitelli, per Piscitelli decimo punto personale, quindi nuovo uomo a raggiungere la doppia cifra in questa partita, 26-25 per Maddaloni, a 6 minuti esatti dalla fine del secondo quarto con Di Piero marcato da Guastaferro. C'è i blocchi per la Gioia che non riceve, diceva abbastanza lontano, cambio difensivo con Sergio, va a giocare a due con Mirone che va in uno contro uno, va a scaricare ma c'è infrazione di 24 secondi con Guastaferro che scarica per Sergio che aspetta Sasadesiato che va in uno contro uno, va a scaricare, sfondamento di Sasadesiato e quindi ennesima palla persa da Maddaloni sul 26-25 a 5-28 dalla fine del secondo quarto con palla recuperata da Vasso. Per Di Piero che gestendo i ritmi in maniera abbastanza bassa va a sfruttare il blocco di La Gioia per Mirone, Mirone per Martelli, Martelli a questo punto si giocherà uno contro uno o aspetterà l'uscita di La Gioia, infatti va a pescare in angolo Antonini che finta, va, ottimo gioco a due con Mirone, dormita della difesa di Maddaloni, si fa attaccare sull'uno contro uno e quindi ritorna in vantaggio Vasso 27-26 con Peppe Piscitelli che si piglia la bomba da tre punti e va a realizzare il suo tredicesimo punto personale, pratica 13 punti su 29 sono di Peppe Piscitelli, 29-27 a 4-40 alla fine con Antonini per Mirone, alto basso non c'è, quindi gioco a due con Di Piero che si piglia la terza bomba della serata, 9 punti e quindi nuovo vantaggio per Vasso, gioco a due con Biagio Sergio per Sasadesiato, marcato dalla Gioia, aspetta il blocco, va in uno contro uno, scarica per Guastaferro che pesca fuori Peppe Piscitelli, questa volta va a sbagliare, rimbalzo di Di Pir, quindi Vasso ha la possibilità di incrementare il vantaggio con Di Pirro marcato da Guastaferro, va in uno contro uno, va a scaricare per Martelli, si piglia la bomba da tre punti, va a sbagliare, rimbalzo di Guastaferro che si ferma in zona d'attacco marcato da Mirone, cioè mismatch, vediamo come lo legge, va a perdere palla questa, mamma mia Maddaloni che sta combinando in questo primo tempo con Di Pirro che si piglia l'uno contro uno, va a scaricare per Mirone che va a effettuare un ottimo gioco su piede perno e quindi di nuovo più 3 per Vasso, 32-29 a 3-30 dalla fine del secondo quarto. Maddaloni sta mettendo tantissimo del suo e sta mantenendo in partita Vasso che non ha nulla da perdere, adesso c'è Guastaferro che va a subire fallo da Di Pirro. In pratica Vasso sta prendendo quello che gli sta lasciando Maddaloni e questa è una cosa negativa perché sta consentendo a Vasso di stare mentalmente nella gara. Adesso esce Di Pirro tra le file di Vasso e Peppe Piscitelli, top scorer della partita, tra le file del Maddaloni con Chiavazzo rimessa per Desiato, Desiato marcato da Antonini, va in uno contro uno, va a commettere infrazioni di passi, quindi palla persa da Maddaloni. Rimessa per Vasso che ha la possibilità di incrementare ulteriormente il suo massimo vantaggio con il numero 12 Durini che rientra in campo dopo il debutto nel primo quarto per Antonini che tira da tre punti e va a sbagliare in balzo lungo di Guastaferro, vediamo cosa fa Guastaferro, va a subire fallo e ci saranno due tiri liberi da per Guastaferro, fallo commesso da Durini.
Dando si appressa sul cubo del cambio Marini. Cambia proprio Cesare Desia. Va a segnare il primo tiro libero Guastaferro, per Guastaferro il primo punto della gara, realizza anche il secondo e quindi punteggio 31 Maddaloni, 32 Basso, a 2.55 dalla fine del secondo 10 minuti di gioco, con un ottimo alto basso che viene però intercettato da Biagio Sergio e questa volta va a pescare Chiavazzo che segna e subisce fallo dalla Gioia. Ottima apertura dopo averne sbagliato due, Maddaloni questa volta ci ha beccato e quindi Chiavazzo è riuscito a realizzare, addirittura a subire fallo dalla Gioia, tentativo di stoppare, quindi Maddaloni ritorna in vantaggio 33 a 32 a 2.45 dalla fine del secondo quarto, con Chiavazzo che ha la possibilità di un libero aggiuntivo dopo aver realizzato l'ottavo punto personale della gara. Chiavazzo si appressa ad effettuare il tiro libero aggiuntivo che non va a bersaglio, quindi il punteggio rimane 33 a 32 a 2.40 dalla fine, con Durini che sfrutta il lato di Mirone, si piglia l'arresto e tiro, va a realizzare Durini da tre punti, primi punti della partita e quindi ritorna in vantaggio Basso, che passa zona 2-3 questa volta con Marini che pesca Biagio Sergio per il tiro da tre punti di Marini, va a bersaglio Marini, il giovane Marini, classe 95, risponde quindi a Durini e Maddaloni torna in vantaggio 36-35 con Martelli che va a commettere quasi infrazione di pallo, palla recuperata da Marini per Chiavazzo che va a realizzare Chiavazzo il decimo punto personale, Marini una bomba e un assist e Maddaloni ritorna a più 3, 38-35 con Durini, posizione di playmaker marcato da Guastaferro, sfrutta il blocco di Mirone che si piglia il gioco a due che va a sbagliare, buona la rotazione di Marini sul blitz, sul pick and roll di, tra Durini e Marone, quindi palla recuperata da Maddaloni con Marini, chiama lo schema testa, vediamo se passeranno a zona, sì, vediamo, c'è il tentativo di pressing, difesa a uomo quindi per con Rusciano che va a sfidare Mirone in post basso e va a subire fallo, ci saranno due tiri liberi per Maddaloni. Di Salvatore ha ordinato in pratica il pressing su tutto campo, su soprattutto il porto di palla Marini, perché ha visto il ragazzino in campo e quindi vuole mettere pressione sull'attacco di Maddaloni con Rusciano che va a sbagliare il tiro libero. Maddaloni già ne ha sbagliati tre, mi sa, di tiri liberi, va a sbagliare il quarto tiro libero, il punteggio rimane 38 a 25, con Antonini in posizione di playmaker marcato da Marini che pesca di nuovo Martelli che va a sbagliare da tre punti per Guastaferro che a questo punto si giocherà l'arresto e tiro e va a sbagliare, rimbalzo di Martelli per Durini, mancano 50 secondi alla fine, quindi Durini marcato da Guastaferro va in uno contro uno, si piglia l'arresto e tiro, va a sbagliare, rimbalzo di Rusciano, ricordiamo Rusciano in settimana si è allenato poco per un fastidioso mal di schiena, Marini chiama lo schema per Chiavazzo che va in uno contro uno e va a non subire fallo da Mirone, quindi c'è cioè rimessa dal fondo per Basso con Martelli, con Durini passa la metà campo marcata da Guastaferro, uscita per la Gioia, no, per il nuovo entrato Yerbes, palla quasi intercettata da Marini, quindi c'è rimessa per Basso, mancano in pratica 22 secondi, però ci sono 12 secondi solo per l'attacco di Basso con Antonini, che quindi Maddaloni avrà
la possibilità dell'ultimo attacco, passaggio consegnato con Martelli che si piglia la linea di fondo, va in uno contro uno e va a perdere palla sull'ottima difesa sulla linea di fondo di Maddaloni, quindi c'è time out chiamato da coach Massaro sul punteggio di 38-35 a 16 secondi dalla fine del secondo quarto. Rientrano le squadre in campo per gli ultimi 16 secondi di questo secondo quarto. Coach Massaro ha voluto chiamare time out per disegnare l'ultimo attacco di questa gara. Vediamo chi riceve palla Marini sul pressing di accennato di Antonini, quindi si giocherà fino alla fine. 10 secondi per Maddaloni con Chiavazzo che riceve, blocco di Rusciano, Chiavazzo va in uno contro uno e va a realizzare Chiavazzo il suo 12° punto personale, mancano in pratica pochissimi secondi, Basso non riesce a realizzare, quindi il punteggio è 40 Maddaloni, 35 Basso, Rosario Vascarella, appuntamento per i secondi e conclusivi 20 minuti di gioco. Al pallangione Vascarella che vi commenterà i secondi e conclusivi 20 minuti di gioco tra Pallacanestro San Michele e Vasto, con il punteggio lo ricordiamo fissato dopo i primi 20 minuti di gioco sul 40-35 per Maddaloni, che in pratica negli ultimi due minuti del secondo quarto ha scavato il solco e quindi ha chiuso sul massimo vantaggio della partita con un parziale di quarto di 22-15 dopo il 18-20 in favore del Vasto nei primi 10 minuti di gioco, con solo 15 punti realizzati da Vasto nella seconda frazione di gioco, Maddaloni è riuscita a mettere in moto avanti. Adesso il primo possesso è per Vasto con Di Pierro, chiama lo schema, uscita di Antonini per il blocco di La Gioia che si apre per poi lasciare l'uno contro uno Antonini, che legge bene la penetrazione ma va a scaricare sull'aiuto difensivo. Mirone non ha letto il passaggio, molto probabilmente ha pensato alla conclusione di Antonini sull'uno contro uno, che è riuscito a battere il proprio difensore e non si aspettava il passaggio. Con Salvatore Desiate va quasi a perdere palla marcata da Antonini, con Sasà Desiato per il post basso di Garofolo per Peppe Piscitelli, che va a realizzare il 16° punto per Peppe Piscitelli, massimo vantaggio per Maddaloni 43-35, più 8 per Maddaloni, con Durini in posizione di playmaker, aspetta l'uscita di Antonini che non riceve, di nuovo La Gioia marcato questa volta da Peppe Piscitelli, si prende alla linea, va a commettere quasi infrazione di passi, poi c'è lo scarico su Mirone che va a realizzare sulla sirena e per Mirone è l'8° punto personale che chiude il break di Maddaloni, e quindi il punteggio 43-37 con il fallo commesso da Antonini sulla penetrazione mancina di Sasà Desiato, quindi rimessa in zona d'attacco per Maddaloni a 8:47 dalla fine del terzo quarto, con Maddaloni sul più 6, rimessa per Chiavazzo, uscita di Garofalo che ribalta per Sasà Desiato, Sasà Desiato aspetta il ricciolo di Chiavazzo che non c'è, quindi c'è il posto medio di Biagio Sergio che va a sbagliare, palla recuperata da Peppe Piscitelli che apre per Chiavazzo, per Sasà Desiato, per Garofalo che tira da 3 punti e va a realizzare Garofalo, per Garofalo è l'8° punto personale, 46-37, più 9 per Maddaloni, massimo vantaggio a 8-12 dalla fine del terzo quarto, con Durini
mercato da Sasetesiato, c'è cambio difensivo sull'uscita di La Gioia, poi si piglia l'uno contro uno, cambia mano e va a sbagliare. Buonissima lettura di Turini che ha cambiato mano, adesso c'è un ottimo assist di Sasetesiato per Chiavazzo che va a sbagliare per due volte, vuole farla ma non gli viene consentito. Adesso c'è Antonini che si piglia il tiro da tre punti e va a sbagliare, rimbalzo di Garofalo per Sasadesiato che marcato da Di Pirro, va in penetrazione Mancini, va a subire fallo da Di Pirro, quindi questo è un match-up che si è ripetuto credo tantissime volte in questi campionati di Serie B, perché sono due veterani di questa categoria. Di Pirro è un classe 79 mentre invece Sasadesiato è un classe 82, che avranno giocato a più di... Rientrano le squadre in campo per gli ultimi e conclusivi 10 minuti di gioco sul punteggio di 7-0 Maddaloni, 5-3 Vasso, con un parziale di quarto di 30-18. Maddaloni ha chiuso sul più 17 la terza frazione di gioco. Marini che chiama pugno basso in attacco, l'uscita di Guastaferro che riceve, quindi va ad attaccare la linea di fondo, scarico per Garofalo che si piglia la bomba da tre punti, va a sbagliare Marini, va a realizzare Marini, ottavo punto personale, quindi il punteggio 7-2, 5-3. Con Durini aspetta l'uscita di Di Pirro marcato da Guastaferro, blocco di Mirone e va a giocare con il triangolo di passaggio, ottima azione d'attacco, però buona la difesa di Garofalo con Mirone che va a giocare su piede perno, va a sbagliare, rimbalzo di Garofalo per Marini che alza il ritmo della transizione, poi chiama schema a metà campo, aspetta il blocco di Garofalo per Chiavazzo, Chiavazzo attacca il cambio difensivo, va a sbagliare, rimbalzo preso da Garofalo, cioè da Chiavazzo che va a sbagliare, quindi Durini per Mirone, di nuovo il triangolo di passaggio, ma invece si gioca il pick and roll con lo scarico per Mirone che va a prendersi un piazzato e va a realizzare Mirone, dodicesimo punto personale, 7-2, 5-5 per Maddaloni a 8:30 dalla fine, con Marini che aspetta il blocco di Garofalo, ribaltamento per Chiavazzo, di nuovo Marini, Marini gioca a due con ribaltamento per Guastaferro che tira da tre punti e va a realizzare Guastaferro, per Guastaferro è il settimo punto personale, i primi punti dal campo con il punteggio di 7-5, 5-5 più 20 per Maddaloni, con Durini marcato da Marini, ribaltamento per consegnato, no, finta di consegnato con Mirone per Di Pirro, blocco e va alla Gioia che tira da tre punti, va a sbagliare, apertura, mamma mia che stanno combinando Garofalo e Sergio, con Di Pirro che va a giocarsi il penetra e scarico per Martelli che finta il tiro da tre punti, arresta il tiro e va a realizzare, ottima azione di Martelli che però cadendo poggia male il piede a terra e quindi ci sarà probabilmente l'intervento dei sanitari, sì, la caviglia, si tocca la caviglia, classico infortunio di un giocatore che dopo aver effettuato un'ottima azione in attacco, finta da tiro da tre punti per un resto e tiro, appoggiato male i piedi a terra, quindi c'è l'intervento dei sanitari sul punteggio di 7-5 Maddaloni, 5-7 a 7:32 dalla fine del quarto quarto, con un Maddaloni che sembra essere, infatti viene accompagnato fuori dai propri compagni di squadra, è la caviglia per Martelli che aveva realizzato il suo tredicesimo punto della partita e quindi viene sostituito da Yerbes, quindi Maddaloni rimette in zona di difesa con un più 18
da gestire in questi 7 minuti e mezzo che la separano dalla fine della gara, con Marini in signor di playmaking per Guastaferro. Riceve Biagio Sergio marcato da Ienes, va in penetra e scarica, va a scaricare in maniera abbastanza, diciamo, poco gestibile da Chiavazzo, che era sul lato debole. Quindi Di Piero per Durini con 7 minuti e 15 da giocare, chiama lo schema, uscita di Di Piero, marcato da Guastaferro, aspetta l'uscita dei blocchi di La Gioia, che va a effettuare un'ottima azione per La Gioia, 12° punto personale, mini break di Vasso che ritorna sul meno 16, 4-0 aperto per Vasso, con Guastaferro che va a commettere fallo. Biagio Sergio, credo che Daloni debba effettuare qualche cambio, perché altrimenti, insomma, si dà la possibilità comunque a Vasto, che era in completa crisi, di accorciare nel punteggio. Dal più 20 siamo al più 16 con un break aperto di 4-0 per Vasto a 6 minuti e 49 dalla fine, con Durini marcato da Marini, si piglia l'arresto e tiro, va a realizzare Durini, e 6-0 aperto da Vasso, con il punteggio di pratica più 14. Marini va a prendersi fallo da Di Piero, quindi ci va rimessa con Marini che va ad accomodarsi in panchina, e ritorna Sassate Siato negli ultimi 6 minuti e mezzo. Ha perso la palla, ma cioè, una cosa incredibile, ma Daloni si è addormentata sul più 20, infatti arriva il time out di coach Massaro sul punteggio di 7-5 Maddaloni, 6-1 Vasso a 6 minuti e 27 dalla fine. Tutto pronto per la rimessa in gioco per Durini, che con Vasto che in pratica dal massimo svantaggio sta lentamente salendo, con un break aperto di 6-0 con La Gioia che va a giocare un consegnato con Di Piero, che attaccherà molto probabilmente sfruttando un blocco. Infatti ecco Di Piero che, marcato da Guastaferro, va con un passo d'incrocio a sbagliare, rimbalzo di Sergio per Chiavazzo, che vuole giocare organizzato a metà campo. 6 minuti esatti alla fine con Chiavazzo, passaggio consegnato per lo stesso Chiavazzo che va a ribaltare per Guastaferro, che in uno contro uno penetra e scarica per il tiro piazzato di Sergio, e per Sergio è il 13° punto personale. Si chiude il break sul 6-0 di Vasto grazie a questo piazzato di Sergio. Durini per La Gioia, di nuovo Di Piero va a servire Mirone, che non riceve, con Guastaferro che va a realizzare in contropiede per Guastaferro. Sono 9 punti personali, 4-0 adesso aperto per Maddaloni sul 7-9-6-1, più 18 di nuovo per Maddaloni, con Di Piero che sfrutta il blocco della Gioia, ribalta per Mirone che va a servire Durini marcato da Sassate Siato, ottima lettura di Durini su Mirone che va a realizzare il suo 14° punto, dormita della difesa di Maddaloni sull'utilizzo dei blocchi da parte di Vasto. Adesso c'è fallo subito
da Iavazzo da parte di Jenes, quindi c'è doppio cambio tra le file di, del Vasso, entrano Antonini e Cordici ed esce Miro, un ottimo Mirone e un ottimo, sempre positivo, Di Pirro per questi ultimi 4 minuti e 55 secondi con Maddaloni sul più 16 in zona di attacco, riceve Guastaferro da, per Sassadesiato, aspetta l'uscita da blocchi di Chiavazzo che scarica per Guastaferro, di nuovo la bomba da 3 punti di Capitan Garofalo, per Garofalo sono 15 punti, si ritorna a, anzi è data da, no, è data da 3 punti, quindi palla quasi persa da, con la bomba da 3 punti di La Gioia che va a sbagliare, in balzo di Biagioseggio, apertura per Sassadesiato, Sassadesiato apre per Chiavazzo, di nuovo Guastaferro in 1 contro 1, va a sbagliare, in balzo di Sassadesiato che gioca organizzato a metà campo sull'82-63 a 4 minuti esatti, si via la bomba Sassadesiato e va a realizzare anche Sassadesiato, Sassadesiato quarto punto personale per Sassadesiato, c'è fallo commesso da Biagioseggio, però non ci saranno tiri liberi perché la palla era un assist, quindi sul 85-63 per Maddaloni che allunga il massimo vantaggio su più 22 a 3,57 dalla fine, con Antonini per La Gioia, ecco La Gioia va a giocare in uno contro uno, si piglia il tiro da 3 punti, rimbalzo lungo di Chiavazzo che alza il ritmo della transizione, va in uno contro uno e va a subire fallo da Jenes, e quindi Jerbes, anzi Jerbes, e quindi ci saranno due tiri liberi, intanto è, entra in campo Mastro Pietro tra le file di Maddaloni, coach Massaro da un po' di spazio ai giovani della cantera maddalonese, questo è un prodotto proprio del vivaio maddalonese, classe 95, Mastro Pietro con Chiavazzo in, dalla linea della carità per i due tiri liberi, va a realizzare il primo tiro libero Chiavazzo, per Chiavazzo il 13° punto personale. Va a realizzare anche il secondo Chiavazzo, 14° punto personale, 8-7-6-3 per Maddaloni, Condurini va in arresto e tiro e va a sbagliare, questa volta rimbalzo di Biagioseggio per apertura su Sassadesiato che va a sbagliare, letta bene da Torini che va in uno contro uno, va a sbagliare, rimbalzo di Biagioseggio per Sassadesiato che vuole il blocco di Peppe Piscitelli, va a realizzare Biagioseggio sul passaggio di Sassadesiato e quindi ci saranno un ci sarà un tiro libero aggiuntivo, 15° punto personale per Biagioseggio, quindi punteggio 8-9-6-3 per Maddaloni che in pratica sta scappando via, con Biagioseggio che va a realizzare anche il suo 16° punto personale e per Maddaloni c'è la standing ovation di Biagioseggio che esce dentro il rollo, un altro classe 94 sul punteggio di 9-0-6-3 più 27 per Maddaloni, con Antonini che va a giocare alto basso con Cordici che va a realizzare il suo 6° punto personale, Sassadesiato sotto il blocco di rollo si piglia il tiro da 3 punti e va a realizzare Sassadesiato 7° punto personale, Maddaloni vola su 93-65 più 28 a 2 minuti e 33 secondi dalla fine, con Durini per Di Pirro che è rientrato in campo, adesso Di Pirro va a sfruttare il blocco di Cordici,
e c'è il fallo di Rullo, anzi di Rollo. Con Yerbes per Antonini, blocco di Cordici, va a leggere l'uno contro uno marcato da Mastropietro, va a realizzare Antonini, quindi per Antonini è il, sono i primi punti della partita. Sasà Desiato aspetta il blocco di Rollo, va a ribaltare per l'alto basso per Rollo che va a scaricare per Sasà Desiato. Sasà Desiato frutto il blocco di Peppe Piccitelli, poi tira da lontanissimo, rimbalzo di Vasso per apertura per Durini, Di Pietro va in uno contro uno, va a scaricare per Durini che si piglia il tiro da tre punti e va a realizzare Durini, 12° punto personale, 93-70. Sasà Desiato per Chiavazzo. Chiavazzo aspetta il blocco di Rollo, va in uno contro uno e va a realizzare Chiavazzo, 16° punto personale per Chiavazzo. Di Pietro, ormai è completo garbage time questa gara, su un punteggio ormai che è andato via facile per Maldaloni, con Yerbes che va a giocare in uno contro uno con l'arresto e tiro, va a sbagliare, rimbalzo di Cordici che si piglia un piazzato, va a realizzare Cordici, per Cordici è l'ottavo punto personale a un minuto dalla fine della partita, su 93-72, va a commettere infrazione di passi il giovane Mastropietro. Con la rimessa per Durini, per Di Pietro, Di Pietro passa la metà campo in palleggio, aspetta il blocco di Cordici, va uno contro uno, non c'è il passaggio, Antonini da tre punti, finta, penetra e scarico, è ottima assistenza per Cordici che va a realizzare il suo 10° punto personale, 9-5-7-4, più 21 per Maddaloni a 40 secondi alla fine, con Sasà Desiato che vuole giocare l'alto basso con Rullo che va a realizzare Rollo, i primi punti della campionato, Rollo, un classe 94, 2,5 metri, ragazzo giovanissimo che ha iniziato anche a giocare basket da pochissimo, nonostante la, diciamo, la statura, e quindi ci sono i primi punti del campionato per Rollo, che credo lunedì dovrà offrire le paste, come ovviamente è prassi, va a realizzare anche il aggiuntivo, terzo punto per Rollo. Quindi 90, c'è la stoppata di Mastropietro in difesa e quindi c'è spazio anche per il giovane maddalonese, 26 secondi alla fine, il punteggio è 96 a 76 con Yerbes si prende il piazzato, va a sbagliare, rimbalzo di Rollo, assist che non c'è per Mastropietro che va a prendersi quasi l'infezione di passi, poi c'è il tiro lungo, Mastropietro va a tirare da tre punti e va a realizzare Mastropietro, anche Mastropietro va a bersaglio e sono i primi due punti, 101-74 con i giovani della cantera maddalonese che firmano i primi punti di questo campionato, se lo ricorderanno ovviamente per tutta la vita. Il punteggio finale lo ricordiamo, 101 Maddaloni, 74 Vasto. Da Rosario Pascarella una buona sera e un appuntamento alla prossima gara interna della Pallacanestro San Michele.